6 minuti dopo le 8 è un argomento che noi trattiamo, dice siete gli unici, ma non conta questo, conta che invece ci sono persone come Rosario Marcianò che hanno contribuito negli ultimi tempi a rendere sempre più esaustiva, ricca la letteratura scientifica, e questa ovviamente sta a noi responsabilmente il dovere di veicolarla. È in diretta con noi, credo proprio da Imperia, e lo saluto, un espertissimo di scienze chimiche, Rosario Marcianò. Marcianò, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per avermi chiamato. Ci mancherebbe, un nome importante, quello suo, che si lega appunto a tutta questa produzione in termini di letteratura, che soprattutto negli ultimi tempi è diventata un'opera così faconda, ma anche un'opera così credibile, che immagino essere l'aspetto più importante sul quale noi vogliamo soffermarci con lei. Scie chimiche Marcianò significa soprattutto cosa? Le lascio subito la parola perché lei ci schiuda e ci conduca all'interessamento e alla conoscenza ancora maggiore di questo dato. Sì, buongiorno a tutti. Genericamente scie chimiche è una parola che viene acquisita dalla parola chemtrails, infatti le prime osservazioni su questo fenomeno artificiale furono fatte all'inizio degli anni 90 negli Stati Uniti e in Canada, e quindi è una diretta traduzione dalla parola chemtrails. Più specificamente si potrebbe parlare di geoingegneria, ovvero di operazioni di aerosol, quindi la dispersione di sostanze, di elementi chimici e biologici in atmosfera, per la modifica del tempo e del clima. Poi ci sono anche altri obiettivi legati a sperimentazioni e anche ad esigenze di comunicazione radar militari, però diciamo è un aspetto che può essere affrontato successivamente. Distinguiamo le cosiddette scie chimiche da quelle che vengono osservate e dai più immaginate come scie di condensazione, e in effetti come tali vengono spiegate dalle autorità ufficiali. Che cos'è una scia di condensazione? Quindi per capire che cos'è una scia chimica bisogna capire che cos'è una scia di condensazione. In breve, un aereo con i suoi motori che hanno un getto di aria e gas incombusti caldissimi a contatto con l'atmosfera fredda e molto umida ad alta quota può provocare la formazione appunto del fenomeno della condensazione. Quindi l'aria calda proveniente dai motori a contatto con l'aria fredda può formare delle goccioline d'acqua o dei cristalli di ghiaccio. Questa è la condensazione ed è quella che una volta poteva essere osservata raramente come una scia molto sottile, esile e piccola, vista dal basso e quindi ad altissima quota. Si distingueva la scia ma non si distingueva l'aereo. Ecco. Adesso invece noi abbiamo un fenomeno completamente diverso, ovvero distinguere un aereo nei dettagli anche di notte e osservarne una lunga scia, persistente o meno, e questa non è una scia di condensazione perché quelle che osserviamo noi sono a bassa quota. Tra l'altro avete lavorato anche per, reperendo i campioni di queste scie, e scoprire anche gli elementi chimici che le compongono. Quali elementi sono stati riscontrati, Marcianò? In primis gli elementi che sono stati riscontrati in tutto il mondo e che sono un denominatore comune sono soprattutto l'alluminio e i sali di bario. Nella fattispecie si parla di titanato di bario, che è differente dal bario che si trova nella crosta terrestre comunemente. Però ci sono altri metalli, altri elementi che sono altrettanto dannosi e frequenti nelle zone dove le attività di aerosol sono intense, ovvero il quarzo, il lidio, il rame, lo stronzio, l'uranio. Quindi sono evidentemente la presenza di questi elementi che poi parlo per esempio del quarzo. Il quarzo può provocare malattie respiratorie molto gravi, il bario provoca indebolimento dei muscoli e quindi tra questi anche l'indebolimento del cuore, quindi può provocare infarti. L'alluminio, come anche altri metalli pesanti, induce malattie neurodegenerative come il Parkinson e l'Alzheimer. Questi elementi comuni sono tipici
delle zone sottoposte a irrorazione. Ecco. E da questo poi lo vediamo anche non solo attraverso l'analisi del terreno, ma anche attraverso l'analisi delle acque piovane che sono imbevute, diciamo, di queste sostanze. Amico Giulietto Chiesa, intervenendo sull'argomento e a chi gli contestava la credibilità di questa versione, che è simile alla sua, Giulietto Chiesa è uno che sostiene la pericolosità delle scie chimiche, è uno che, informandosi, ha adottato, ha sposato tutta la letteratura alla quale ha contribuito anche lei in modo determinante, tra l'altro proprio all'edizione della stessa. Lui in buona sostanza che diceva: ma le pare che tutta questa porcheria, tutte queste zozzerie che noi respiriamo e che fanno male a tutti, fanno male anche a coloro che irrorano? Giulietto Chiesa usò un termine forse troppo caustico, ma assolutamente diretto, e disse: perché quelli che sganciarono la bomba su Hiroshima e Nagasaki sapevano realmente cosa facevano? In buona sostanza lui ha riportato all'ignoranza generale di un mondo, infatti, che si ostina. Prego, Marcello. Sì, infatti, è così, le do ragione, e do ragione anche a Giulietto Chiesa, in questo senso non gli si può dare assolutamente torto. In effetti poi noi sappiamo che i militari in genere eseguono gli ordini, quindi non si fanno dei problemi. Un militare, il suo aspetto più importante è quello di eseguire gli ordini senza contestarli. Noi la terremo per un'ora, Marciano, quindi sì. Io la incalzo perché sembra un tempo enorme, ma prego. È talmente straordinaria l'opportunità che ci dà, che tra l'altro io cercherò anche di incalzarla. Detto prego. Questo, viene anche da pensare che se c'è un'ignoranza generale tra coloro che pedissequamente eseguono gli ordini, evidentemente chi questi ordini li dà sa anche della pericolosità di queste sostanze che vengono liberate nell'aria. Quindi non in tutte le parti del mondo si griffa, si irrora il cielo di scie. Ma è una cosa che con gli anni è andata a modificarsi. Io posso osservare che solo 3 anni fa, per esempio, in Brasile, osservando le mappe satellitari, ma anche le fotografie o i filmati dell'epoca, quindi solo 3 anni fa, osservavamo dei cieli normali, quindi con la presenza di nubi da bel tempo, i cosiddetti cumuli, con un cielo azzurro profondo, e quindi sapevamo che in quelle zone non erano presenti attività di aerosol clandestine, cosiddette scie chimiche. Invece ora abbiamo potuto osservare anche attraverso video reportage che sono disponibili sulla rete e anche con osservazione delle satellitari, abbiamo potuto vedere che queste attività di aerosol sono presenti anche in Brasile, come sono presenti anche in altri paesi dove prima erano assenti. Giustamente un ricercatore tempo fa osservava che non è possibile per un paese che possegga un'aeronautica non irrorare il cielo, non irrorare l'atmosfera. Questo perché? Perché se andiamo ad agganciarci al discorso del progetto RFMP, al sottoprogetto WTRMPE, ovvero un progetto legato alla visualizzazione 3D del territorio, è necessario disperdere soprattutto bario in atmosfera affinché l'atmosfera stessa diventi elettroconduttiva. Noi abbiamo anche realizzato un video che dimostra, anche attraverso una realizzazione ufficiale della Boeing, che per esempio gli AWACS, gli aerei della NATO che fanno osservazione elettronica del territorio, che servono per gestire le operazioni militari in volo, dispongono a bordo di terminali che permettono di riprodurre il territorio e le attività militari in quota attraverso una visualizzazione 3D, tridimensionale. Questo è possibile solo con la dispersione di bario. Ecco, quindi, Marciano, tornando io alla sua domanda, esatto. Tornando alla sua domanda, oggi come oggi, in base alla funzionalità dei nuovi radar, dei nuovi sistemi satellitari, se non si disperde l'atmosfera in atmosfera bario e alluminio, soprattutto non è possibile riprodurre il territorio in questa modalità, e non è possibile utilizzare appunto i satelliti che funzionano
secondo questo principio. Io la interrompo, ma solo momentaneamente, perché noi andiamo in pubblicità, c'è un brano musicale e tra 4 minuti l'esperto Rosario Marcianò, pubblicazioni importanti, basta digitare il nome Rosario Marcianò, veicolarlo su un qualsiasi grande motore di ricerca ed escono tutte le pagine di riferimento al lavoro del dottor Marcianò. Ripartiamo da questa considerazione, perché, e ovviamente mi risponde dopo, perché si usano le sci chimiche, chi soprattutto le usa e qual è la posizione ufficiale da parte del Ministero e soprattutto del Presidente della Repubblica. Certo. Detto questo, le anticipo a lei e agli ascoltatori che faremo risentire un passaggio di Luigina Marchese, che lei immagino conosca, certo, e che scrisse una lettera al Presidente della Repubblica, dal quale ebbe una risposta che non fa che confermare tutto il suo lavoro e le nostre impressioni. Ci sentiamo dopo, Marcianò. Grazie. Ovviamente l'invito è a rimanere sintonizzati con noi, questa è Radio Yes, puntata speciale, si parla di sci. 24 minuti dopo le 8, rinnovandovi il cordiale saluto e ovviamente il sentimento di gratitudine a chi con la sua partecipazione ci dà modo oggi di riprendere un nostro cavallo di battaglia per l'attenzione redazionale giornalistica, quella scientifica aspetta sicuramente al nostro ospite che è Rosario Marcianò. Di nuovo buongiorno, dottor Marcianò. Buongiorno. Allora, ovviamente stando anche in quella che è la curiosità a banda larga nell'immaginario collettivo, la domanda che viene da porle è proprio questa: perché si userebbero le scie chimiche? Gli obiettivi sono tantissimi. In effetti ci avevano anche tempo fa confermato, la voce era di un militare francese, che i progetti e quindi i piani di lavoro intorno alle attività di aerosol clandestine sono almeno 400. Però dovendone chiaramente fare un riassunto molto, molto, molto semplice di quello che è l'obiettivo principale delle irrorazioni, io metterei innanzitutto l'obiettivo di poter assolvere ad alcune esigenze per le nuove tecnologie di comunicazioni radar. I nuovi satelliti e i nuovi radar, per esempio in Italia ne sono installati e ne stanno per essere installati altri 14 nel range delle microonde, funzionano correttamente solamente se l'aria è elettroconduttiva e a bassa umidità. Quindi per far questo, anche basandosi su un progetto che ha una quindicina di anni e che nasceva già dagli studi dello scomparso, non si sa poi in effetti che fine abbia fatto perché ufficialmente non è mai morto, ma è scomparso, Davide Cervia, che tra l'altro era certo di Sanremo, era uno dei primi che aveva lavorato a questo progetto, il progetto dell'RFMP, poi un bel giorno venne prelevato da 4 persone e sparì. Per tornare a questo discorso del progetto RFMP è necessario che l'atmosfera sia elettroconduttiva. Per far questo vengono disperse in atmosfera quantità considerevoli di nanoparticolato di alluminio e sali di bario. In questo modo, con questi due metalli, si abbassa notevolmente l'umidità atmosferica, quindi si impedisce in effetti, e lo si vede osservando il cielo, la formazione di qualsiasi tipo di nuvola naturale. E nel contempo si rende questa atmosfera facilmente conduttiva da un punto di vista elettrico. In realtà si riproduce a quote differenti, quindi si passa dalle quote di 1500-2000 metri, poi si va a 6000, si va a 8000, 12000 metri, in pratica si crea una specie di sandwich di vari strati atmosferici elettroconduttivi a bassa umidità e che permettono il trasferimento dei segnali radio secondo i nuovi procedimenti di funzionamento dei radar di ultima generazione che funzionano in banda KA e dei radar appunto nel range delle microonde come quelli che sono stati installati recentemente anche in Italia, compreso il MUOS di Niscemi. Quindi più un uso militare più una finalità militare che climatica, secondo lei? In effetti la modificazione climatica non è l'obiettivo principale. Lei dice il clima si cambia perché degenerato dalla presenza di questo. Esatto, è una delle conseguenze. Certo. Poi ovviamente sappiamo che ci sono anche interessi in gioco, per tornare alla sua domanda, per quanto riguarda l'acqua.
per quanto riguarda le sementi, quindi per quanto riguarda l'agricoltura in generale, ma soprattutto per quanto riguarda le sementi OGM, cioè modificate geneticamente, che soprattutto in Italia non sono state accettate di buon grado, così come è successo per esempio negli Stati Uniti. Però appunto, visto che negli Stati Uniti ormai l'80% delle sementi, anche di più, è OGM, ma le irrorazioni ci sono lo stesso, è chiaro che sono progetti collaterali e in effetti la copertura mediatica, il cover-up mediatico come anche il cover-up governativo dipendono dal fatto che gli interessi in gioco non sono limitati alle attività militari, ma ci sono in mezzo ovviamente anche le aziende OGM, ci sono le aziende farmaceutiche, perché chiaramente tornando al discorso delle farmaceutiche bisogna far notare che per esempio qui in Italia dal 2003, secondo uno studio recente a livello europeo che è stato eseguito poche settimane fa, è risultato che l'aspettativa di vita in salute dal 2003, anno in cui poi fu iniziato a regime il programma di irrorazione del paese basato sull'accordo Italia-USA per i cambiamenti climatici firmato dall'allora governo Berlusconi, e questo, l'aspettativa di vita in salute è precipitata notevolmente, cioè c'è un picco a discendere che denota proprio il fatto che sì, evidentemente la gente sopravvive, ma non sopravvive più in salute. Ci sarà un motivo, è vero, saranno tanti i motivi di inquinamento atmosferico, ma fa specie osservare che questo picco di questo calo improvviso dell'aspettativa di vita in salute comincia proprio nel 2003, che poi, se ricordiamo, fu l'anno dell'estate caldissima. Quindi certo, il clima viene modificato, ma per esigenze militari. Tant'è che, tornando alla sua domanda che lei mi ha posto prima dello spazio pubblicitario e dello stacco musicale, il Presidente della Repubblica, per voce di un assistente militare per l'aeronautica, aveva appunto risposto nel merito di quanto prospettato dalla domanda che poi magari poi voi descrivete dell'amica Luigina Marchese. Guardi, dottor Marciano, allora ecco, la blocco perché ecco, le faccio sentire un pezzo della Marchese e commenta successivamente, va bene? Benissimo, bene. Ascoltiamo bene la Marchese. E sono elementi per me rimasti irrisolti, perché io non ho avuto risposte dagli organi competenti, quindi parlo di ENAC, ENAV, parlo di sindaci, carabinieri, parlo dello stesso ministro della difesa, La Russa, e parlo dello stesso presidente della Repubblica al quale ho scritto tempo fa una lettera. E quindi queste anomalie strane ci sono ed è a queste che dobbiamo dare risposta. Queste scie non sono correlate al normale traffico aereo, quindi su questa zona passano. Allora, io tempo fa scrissi una lettera a un rappresentante del CICAP e mi disse che il 90% dei voli che noi vediamo sono aerei civili. Allora, su questa valle passano forse ogni giorno 80-70 aerei, ma l'ENAC e l'ENAV affermano che non ci sono sorvoli civili sulla mia zona, forse soltanto un paio di aerovie. Il ministro La Russa dice che non sono voli militari. L'ENAC, in una mia email successiva, mi disse, e questa è una cosa, so, veramente buffa, che quelli che vediamo non sono aerei. Ecco qui, Marciano, ha sentito. Luigina è molto in gamba ed è stata molto decisa nel continuare a premere sulle istituzioni per cercare di ottenere delle risposte, risposte che ovviamente, come spesso io preciso con i lettori che ci scrivono, non si hanno. Non si hanno, però c'è tutta una deduzione che è sillogica qui, perché sì, se non rispondono, voglio dire… Ma proprio per questo c'è una consapevolezza da parte delle istituzioni di quanto sta avvenendo e quindi parallelamente una intenzione a voler continuare a girarci intorno attraverso spiegazioni speciose e attraverso la negazione del fenomeno, ovvero sia dire sì, sono aerei civili, poi però contatti l'ENAV e l'ENAC che ti dicono noi non abbiamo aerei civili che lavorano là sopra, poi chiami l'aeronautica militare e ti dicono noi abbiamo, se abbiamo delle attività in corso non siamo legittimati a dirlo a lei, quindi comunque non sono disposti a darti nessuna informazione, tant'è si vedono
si osservano aerei a bassissima quota a sorvolare i centri abitati e però questi aerei non appartengono a nessuno. Allora, che cosa sono? La risposta del Presidente della Repubblica, apro una parentesi, il Presidente della Repubblica è il capo delle forze armate. Esatto. Ecco. Certo. Invece in questa risposta si scrive per mano dell'assistente militare per l'aeronautica, che tra l'altro la firma è illeggibile per cui non si sa chi era all'epoca, nel merito di quanto prospettato, pur comprendendo le motivazioni ed il coinvolgimento morale ed emotivo che hanno originato la sua istanza, quindi si riferisce alla lettera dell'amica Luigina Marchese, devo mio malgrado informarla che risulta impossibile intervenire su materie regolate da specifiche disposizioni di legge, la cui applicazione spetta ai competenti ministeri e su cui la Presidenza della Repubblica, attenzione, non può in alcun modo intervenire. Ora, il Presidente della Repubblica è il capo delle Forze Armate, però in questo caso dice non mi riguarda, io non posso fare niente, ma nel contempo si dice che tutto è basato su materie regolate da specifiche disposizioni di legge. Allora, ci sono delle disposizioni di legge che impongono la dispersione di particolato metallico cancerogeno in atmosfera? Dove sono queste disposizioni di legge? È un'ammissione implicita, come giustamente lei aveva anticipato, che evidentemente non ci stiamo sognando tutto, no? Non è una fantasia. E in effetti voglio specificare e chiarire bene che quando noi osserviamo una scia, fate caso, se quelle poche rare volte in cui riusciamo a osservare una scia e metterla a confronto con un cumulo, qui i cumuli sono nubi di tipo basso che stanziano a quote comprese tra gli 800 e 2300 metri al massimo, osserviamo questi aerei lavorare sotto o all'interno dei cumuli, quindi osserviamo aerei con scia persistente o meno e che quindi producono una scia a quota bassa e quindi con temperature, soprattutto in questo periodo, superiori allo zero. La condensazione da un motore jet si può formare solamente se ci sono temperature vicino ai 40 gradi sotto zero, con un'umidità relativa molto, molto importante, quindi del 70% almeno, e quindi a quote superiori agli 8.000 metri, come dice la NASA. Qui invece noi osserviamo aerei che volano fuori rotta, non sono identificabili tramite radar, spesso e volentieri adottano, se quando ce l'hanno, ma non sempre, delle sigle che corrispondono ad altri aerei che volano in altre zone. A me tempo fa mi era capitato di osservare un aereo del quale era distinguibile la sigla e che era stato identificato casualmente dal radar, che abbiamo un radar passivo, e questa sigla corrispondeva a un velivolo che vola a livello locale nel nord della Germania. Quindi probabilmente, anzi no, molto certamente questi aerei, quando hanno assegnate delle sigle, sono delle sigle fasulle che vengono così sostituite, apparendo diciamo aerei convenzionali, cosa che invece non sono. Invece che non è. Ci fermiamo ancora, noi abbiamo le nostre esigenze pubblicitarie e ovviamente questo ci permette di essere assolutamente indipendenti, grazie al cielo. Rosario Marcianò, con cortesia, resta con noi, torniamo fra due minuti. Anche perché volevo farle un'altra domanda, che è quella che riguarda il vero interesse, la vera sensibilità sociale magari mostrata rispetto a questo argomento, a questo fenomeno, dai politici. C'è stato un politico, quanti? Ne parleremo dopo col dottor Rosario Marcianò. Rimanete con noi. 40 minuti trascorsi dopo le 8. C'è tutta questa letteratura suffragata da tutta una tensione emotiva, insomma è un buon clima intorno al fenomeno scie chimiche, al quale immaginiamo noi sarà corrisposta, seppur contenuta, la curiosità di qualche politico o no. Rinnovando il saluto e la gratitudine per la sua partecipazione qui oggi per parlare appunto di scie chimiche a Marcianò, riprendiamo. Marcianò, di nuovo buongiorno. Eccomi. Quindi è un bell'argomento. Quanti politici si saranno precipitati? Ma se parliamo solo del panorama italiano, le interrogazioni che si sono succedute negli anni, a partire dall'inizio degli anni, dall'inizio del 2000, si parla di almeno 14 interrogazioni parlamentari. C'è da dire che alcune sono state fatte male, malissimo, sono state realizzate con delle domande veramente
talmente mal poste che chiaramente le risposte sono state altrettanto negazioniste, facili in questo senso, no? È facile negare alcune circostanze se le domande vengono poste in modo errato. L'ultima interrogazione parlamentare in ordine di tempo appartiene, però su questo noi non l'abbiamo pubblicizzata perché sembra un'operazione più sembra un'operazione volta a confondere di più le acque piuttosto che a renderle più limpide. È stata eseguita dal parlamentare o senatore, non so, Scilipoti. È un mezzo disastro sta cosa, secondo me, Marcello. Infatti, ne parlo fuori dai dei, perché infatti poi si deve affrontare con estrema. Io quando ho saputo di Scilipoti ho detto l'hanno mandato i servizi segreti per screditare tutto un mondo, perché diciamocelo, perché in effetti, siccome è un personaggio un po' particolare, chiaramente un'interrogazione sulle scie chimiche poste proprio da lui, da Scilipoti, una tragedia. Automaticamente dice, vedete, solo alcuni personaggi possono chiedersi sulle farsi delle questioni su un fatto che non esiste. E quindi noi non l'abbiamo nemmeno pubblicizzata perché serviva probabilmente a screditare ancora di più il movimento. C'è chi invece ha seguito l'onda e quindi è cascato un po' nella rete, ma diciamo che siccome nostro malgrado il riferimento, punto di riferimento è il sito tankerenemy.com, la trappola non è saltata, diciamo così, non ha avuto... Anche perché, se non sbaglio, qui chiedo conforto a tante persone che le stanno scherzando qui tra chat, Facebook, grande Rosario, vai avanti, grazie, poi c'è chi scrive unica voce indipendente, poi ci sono anche i detrattori, ma è nell'ordine delle cose, voglio dire, quasi se non fosse così, anzi non avrebbe forza non avrebbe forza nessuna tesi se non ci fosse un'antitesi. Sì, ma per quanto riguarda i detrattori devo dire che c'è una campagna di diffamazione che va avanti almeno dal 2006. So di cosa parla, insomma. Ed è sicuramente non casuale. Perché... Dopo di lei c'è Fabio Piselli, che è l'informatico che lavorò per lo Stato su Moby Prince e Mostro di Firenze, quindi è il clima anche ideale per ospitarla, mi creda. Marciano, detto questo però, questa è una mia curiosità. È stato invitato Scilipoti ultimamente a Fregene, non so dove, in una conferenza, e da persone che conosco e alle quali voglio bene, hanno sempre dimostrato con profonda onestà intellettuale di sostenere la sua, la nostra causa, che è quella di informare sulle scie chimiche, e Scilipoti credo che bucò anche, se non sbaglio, neanche presenziò, quindi ancora più premeditata e ancora più grave, ecco, la partecipazione non avvenuta di Scilipoti, per cui io spero che le sue parole vengano adeguatamente considerate. Penso anch'io, spero anch'io, cioè secondo me queste sono operazioni molto sottili, c'è una regia, e quindi chiaramente per screditare il movimento non si manda certamente una persona attendibile, importante. Di Pietro si interessò inizialmente. Sì, Di Pietro si interessò inizialmente, però appunto tornando al discorso delle domande mal poste, l'interrogazione di Pietro fu fatta con i piedi. Quindi chiaramente la risposta negazionista fu altrettanto facile. Io ritengo che nell'ambito di questa secondo lei, una sua impressione, le chiedo, più dovuto più frutto di ignoranza o anche lì un gioco sottile premeditato? Un gioco sottile. Io anche lì condivido. Per radio non posso parlare di certe acquisizioni che noi abbiamo già da tempo, ma chiaramente quando le interrogazioni partono... Io non ho nessun problema, Marciano, ma mi riservo alla sua di facoltà. Se lei vuole può dire tutto. Alcuni personaggi chiaramente sono scelti proprio con il lanternino, cioè per fare certe interrogazioni. Io direi che le uniche interrogazioni pulite che sono state fatte all'epoca venivano dai primi, erano due consiglieri, mi pare, della Sardegna. Uno mi pare che si chiamasse Ruzzante, però Ruzzante, Giorgio Ruzzante, forse. Giorgio Ruzzante, la memoria non mi inganna. Quella fu una buona interrogazione. Io però ritengo che arrivati al punto in cui siamo, cioè noi abbiamo delle acquisizioni scientifiche chiare, nette. L'errore delle interrogazioni o anche delle domande dei lettori o dei ricercatori, se escludiamo le domande della Luigina Marchese,
che è molto tecnica, in questo senso è molto sicura di quello che scrive, che dice. Le domande sono troppo interrogative, cioè si chiede ma che cosa sta succedendo, ma queste scie fanno male, ma è logico che ponendo delle domande in questo senso chiaramente verranno delle risposte determinate in un certo modo. Teniamo conto che per esempio quando è stato scritto recentemente una mail, è stata scritta una mail da diversi attivisti al Ministero della Sanità, l'indirizzo email era dismesso e non funzionava più. Quindi noi abbiamo le autorità che dovrebbero dare delle risposte, invece spesso si rendono indisponibili. Sono disponibili quando certe interrogazioni sono preparate a tavolino per screditare il movimento, tant'è che sul blog di uno di questi disinformatori di mestiere era apparsa subito l'interrogazione di Di Pietro sul suo sito, sul suo blog, nella quale lui punto per punto andava a smontare le varie domande che erano state poste dal senatore Di Pietro. Perché? Perché l'interrogazione era fatta male e chiaramente il primo a metterci subito mano per screditare tutto il movimento attaccandosi a questa interrogazione malfatta fu proprio questo disinformatore, che chiaramente coglieva la palla al volo, ma queste non mi sembrano coincidenze secondo me. Beh, non è una coincidenza. Sì, voglio dire, lei è un interlocutore che permette anche il piacere di digredire su 92 attentati, si azzera la Prima Repubblica, si riparte col più grande industriale e l'epigono in riferimento di quella lotta giudiziaria. È tutto finto, Marciano? Cioè, voglio dire, cioè, qualcuno pensa che non c'è dietro tutta una strategia più... meno occulta, perché grazie anche a persone come lei è sempre meno occulta sta cosa, perché poi gli americani sono plain sight, l'11 settembre dice sparagliela davanti agli occhi, perché più è rappresentata, più è manifesta, più è gigantesca la cosa e meno è credibile. Sì, questo ce l'aveva insegnato il nazismo, no? Più una menzogna è grossa e più è facile farla passare come una verità. Quindi in realtà le nostre pseudodemocrazie hanno imparato molto dalle dittature del passato. Voglio far notare che l'ultima... Aspetti, poi abbiamo ancora... ti chiedo scusa Marciano, parlando di politica, un consigliere a Firenze testualmente, cioè si prese... prese la sala consigliare dove si facevano, dove si tengono le riunioni. È stato minacciato, lui ha detto da quel momento ha avuto grossissimi problemi. Sì, l'assessore Del Lungo. Ricevette email e telefonate minatorie di vario genere, lo disse lui stesso in conferenza, aprendo la conferenza alla quale ero presente anch'io. In effetti è così, cioè anche nel caso delle interviste, tanto per fare un esempio personale, io tante volte dico non pubblicizzate tanto la cosa prima, perché altrimenti cominciano ad arrivare le mail sempre dei soliti personaggi che mirano a far saltare l'appuntamento, diciamo così. Anche se quando lo faccio io va bene, mi creda Marciano, perché certo. Sanno che insomma ormai si sono rassegnati un po' a questa cosa. Sì, ci ammazzeranno tutti insieme, però voglio dire. Meno male che ci sono le eccezioni. No, sarà una dipartita per chi crede all'aldilà straordinaria, si immagini. Sì, lei pensi che un anno e poco più fa partì la corrente elettrica solamente nel mio appartamento. Ha capito come funziona? Quindi partirono sia la linea telefonica che la corrente elettrica, e mancava l'energia elettrica solamente nel mio appartamento. Nel condominio c'era, il contatore era attaccato, ma la corrente mancava, e quando chiamai ai carabinieri sapevano già rispondermi, mi dissero che c'era un problema che doveva essere risolto a Baragallo, cioè nel quartiere dove sto io. Questo ancora prima di sapere dove ero, sapeva già dove ero. Quindi sono cose veramente incredibili se le si racconta, però ci sono tantissimi episodi che vanno a dimostrare che per cercare di coprire questa verità scomoda si sono attivate un sacco di autorità e
e di enti e di persone. Ecco Marciano, prima di salutarla, se ci dà, ovviamente non a noi, a chi la sta ascoltando, i riferimenti, i salienti per intracciare tutta la sua opera, la letteratura, i suoi studi che sono pubblicati, perché tra l'altro sono molto belle, molto importanti le pubblicazioni di Rosario Marciano. Prego. La ringrazio. Allora, il sito di riferimento è il blog, sarebbe www.tankerenemy.com, tanker con la K, enemy con la Y finale.com. Poi c'è il canale video che supportiamo sempre a nostre spese, perché su YouTube chiaramente non lo consiglio nemmeno, perché da un momento all'altro potrebbero anche cancellarlo, ce l'hanno già fatto. Il canale video è tanker-enemy.tv, sempre www.tanker-enemy.tv, e lì ci sono molte testimonianze, ci sono molti reportage, diciamo che uno si può fare un'idea. Sul blog ci sono più di 1500 articoli, riuscire a trovare tutto si può fare attraverso il canale, la casella di ricerca al lato, quindi si riesce a trovare molto materiale. Volevo concludere, se mi è permesso, ci mancherebbe, facendo un piccolo sunto di quella che è la risposta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica alle ultime domande che sono state poste dal Comitato Romano Conosci. Salutiamo. Esatto, salutiamo i ragazzi che si stanno dando molto da fare. Ed è importante rilevare questo. Intanto noi sappiamo che nelle previsioni meteo, che in Italia sono gestite dal Servizio Militare dell'Aeronautica, a livello così obbligatorio, tassativo, tutti si devono appoggiare alle previsioni meteo militari, e i militari finalmente danno una missione indiretta, perché noi sappiamo che nelle previsioni spesso vengono previste a distanza di giorni delle innocue cosiddette velature, oppure delle nubi d'alta quota, loro così le definiscono, chiaramente poi sono nubi di copertura a bassa quota. E infatti il generale di gabinetto Luca Goretti testimonia: in esecuzione dei propri compiti l'istituto è interessata, l'aeronautica militare, esclusivamente alla previsione di scie di condensazione di vapore acqueo per le attività operative, e non ha alcuna competenza e conoscenza di scie di diversa natura e genesi. Quindi in realtà loro ammettono indirettamente la formazione di scie che non sono di condensazione, evidentemente, perché sono a bassa quota, e quindi se prevedono il passaggio e gli effetti sul clima di queste scie anche a distanza di giorni, non trattandosi chiaramente di genesi di condensazione, è chiaro che se le prevedono vuol dire che sono al corrente delle attività di aerosol a bassa quota. Noi le diciamo le cose, Marciano, grazie a lei le riprendiamo, le divulghiamo. Grazie. Ci auguriamo che sempre di più monti, si allarghi questa sensibilità umana, sociale. Io sono convinto che qualcosa di buono succederà nell'immediato futuro. Rosario Marciano, grazie di cuore, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, grazie a Rosario Marciano. Il 18 febbraio 2010 sul giornale La Stampa, ma anche nel corso dei TG nazionali, viene mostrata questa mappa satellitare. È necessario evidenziare come sia stata estrapolata una scansione satellitare qualsiasi, e tantomeno una di queste ultime settimane. La mappa mostra piuttosto la presenza di una nebbia chimica composta di inquinanti a base di biossido di zolfo, noto per essere un composto ad effetto serra decine di volte superiore al CO2, dispersi deliberatamente per mezzo degli aerei militari e civili. È in atto quindi una campagna d'inganno che ha il supporto totale dei media e dei nostri politici, che useranno questa menzogna per aumentare i balzelli a carico degli automobilisti. Ecco la mappa satellitare del 18 febbraio 2010. Molto simile a quella dei giorni scorsi, per via della copertura nuvolosa. È palese come si miri a spacciare delle conosciutissime nebbie chimiche indotte da aerosol aerei per smog di origine